E per poter parlare dell'evaporazione, beh, un certo numero di quantità le ho già introdotte. E in particolare ho introdotto tutte le variabili termodinamiche, tuttavia di solito possono comparire altre quantità che quelli che seguono il corso di meteorologia hanno sicuramente ben presenti. Per esempio, una di queste quantità è il rapporto di mescolamento, che è il rapporto tra la massa di vapore che c'è nell'atmosfera e la massa dell'aria. Questo è esattamente il rapporto che c'è tra la densità del vapore e la densità dell'aria, quali a loro volta noi li potremmo correlare alle pressioni parziali dell'aria e del vapore, e pressioni parziali dell'aria e del vapore attraverso la legge dei gas ideali. Dal punto di vista pratico è definito anche una variabile che si chiama umidità specifica. Questa è la massa del vapore rispetto alla massa dell'aria secca più la massa del vapore. Siccome la massa del vapore è piccola rispetto alla massa dell'aria, spesso quest'ultima parte, la massa del vapore, è trascurabile, per cui alla fine questo termine è trascurato ed è circa uguale al rapporto. L'umidità specifica si approssima con il rapporto di mescolamento. Ci sono alcune formule che poi io cercherò nel corso del tempo che utilizzano questa approssimazione. Massa del vapore è sempre anche a saturazione dell'ordine dell'1% della massa totale dell'aria. Tra l'altro io uso come eredità storica questa addizione a volte, che è la pressione parziale a saturazione. In realtà dovete aver presente che l'aria non è satura, non è esattamente come nei suoli, in cui quando dico che i suoli sono saturi, i pori sono pieni di acqua. Cioè la distanza tra due molecole nell'aria qui è piuttosto grande, lo stato gassoso, le molecole non riempiono tutto il volume, sono piuttosto distanziate fra loro. Quella che io sto respirando è soprattutto vuoto, quindi quando io dico pressione a saturazione, intendo la pressione di equilibrio in realtà del fenomeno che mi sono andato ad illustrare nell'ora precedente. La legge dei gas ideali, beh, PV uguale a nRT, la conosciamo dalle superiori. P è la pressione parziale del gas, eventualmente se io separo. E questa vale per ogni singolo costituente di una miscela di gas per via della prima legge di Dalton. La chiamo prima legge di Dalton perché poi una delle leggi che noi usiamo si chiamerà legge di Dalton anch'essa, perché Dalton è stato il primo che ha studiato l'evaporazione, è stato il primo che all'interno del ciclo idrologico ha detto che l'evaporazione era sufficiente a sostenere il ciclo idrologico. Prima di lui questo non era affatto evidente. N è il numero di moli, R è la costante universale dei gas e T è la temperatura. La costante universale dei gas è 8,3 e 14 kg, Kelvin alla meno 1, kg alla meno 1. E questo è il prodotto di altre due costanti fondamentali che esistono nella fisica statistica, ed è il prodotto della costante di Boltzmann per il numero di Avogadro. Il numero di moli come si può esprimere? Si può esprimere come la massa del sistema diviso la massa molare. E quindi possiamo descrivere la legge dei gas come la PV diviso M RT, che se dividiamo per V
M diviso V è uguale, che cosa? Rho S. Viceversa, l'M ce lo mangiamo all'interno della R e otteniamo la costante tipica del gas, che per esempio è l'aria secca piuttosto che l'aria umida, piuttosto che il vapore, che non è altro che il rapporto quindi tra la costante universale dei gas, che è quella che abbiamo visto prima, e la massa molare del gas medesimo. Quindi prima vi dicevo, uso al posto di E, sostituisco la legge dei gas, ideale dei gas, e lo spiego la dipendenza del potenziale chimico, la faccio passare da pressione parziale, che avevo espresso come E, invece come densità, usando questa legge. Detto questo, la legge della costante dei gas dell'aria umida e dell'aria secca è differente proprio per questa ragione, perché prendo la costante universale dei gas, la divido per la massa molare delle due sostanze, è più bassa per l'aria secca, 287 joule Kelvin, Kelvin alla meno 1 kg alla meno 1, 0,461 per stessa unità di misura per il vapore d'acqua. Questa è la prima legge di Dalton. Se io ho per esempio il vapore soddisfa la prima legge che vedete in alto, è uguale che cosa? A rho del vapore, ho messo rho dell'acqua lì, Rv per T. E lo stesso per l'aria secca, la pressione dell'aria secca è uguale al rho dell'aria secca, dista per dry, per Rd per T. La legge di Dalton dice che la pressione totale della miscela dei due gas è somma delle due pressioni parziali. Anche questa è una nozione che abbiamo da molto tempo. In molte delle formule che noi usiamo compare il rapporto della costante dell'aria secca diviso la costante del vapore, che nella sostanza è la massa molare del vapore diviso la massa molare dell'aria secca. Questo è pari a 0,622. In molte formule, sia nelle slide che io vi presento, sia nei libri di testo, compare spesso delle formule, compare un 0,622, che uno si chiede da dove arrivi. Quando questo compare, è questo rapporto che io qui ho chiamato epsilon, e di solito nelle mie formule tendo ad usare epsilon invece di 0,622 per ricordare appunto questa origine. Però non è così dappertutto. D'altra parte, il rapporto di mescolamento è che cosa? Si può pensare come la pressione parziale del vapore, epsilon intanto, per la pressione parziale del vapore diviso la pressione totale meno la pressione del vapore, quindi sarebbe la pressione dell'aria secca. Questa parte è trascurabile rispetto alla P, quindi per esempio il rapporto di mescolamento si può esprimere in funzione delle pressioni, della pressione parziale e della pressione totale. Quindi il rapporto di mescolamento è epsilon per E, che è la pressione parziale del vapore, diviso P, che è la pressione totale. In molte formule che trovate nei testi sia di idrologia che di meteorologia trovate spesso scritto il rapporto di mescolamento è uguale a 0,622 E diviso P. E è il nome della variabile che viene usata tradizionalmente per indicare la pressione parziale di vapore. Per questo l'ho chiamata E. C'è
C'è infine un altro modo ancora di chiamare l'umidità, ed è l'umidità relativa, cioè che è l'umidità che ha il vapore rispetto a che cosa? All'umidità, alla pressione di saturazione o alla tensione di vapore, se volete, a quella temperatura, che di solito io chiamo E star. Questa è la sola funzione della temperatura ed è data, e questa funzione è data dalla legge di Clausius-Clapeyron, che vi ricordo ve l'avevo disegnata prima, 0,611, e poi un esponenziale, un certo esponenziale, moltiplicata per 100. E questo è uguale a circa pari all'umidità specifica, che è il rapporto tra l'umidità specifica che c'è e l'umidità specifica a saturazione. Quindi queste definizioni è meglio che le teniamo in mente, perché poi all'interno dei vari calcoli sono